Allora, titolo: quel che ci insegna la traduzione. So che ci insegna qualcosa sul nostro stare al mondo e sulla nostra convivenza. Ho spoilerato, adesso lascio la parola a te che ci conduca attraverso la traduzione dallo stare al mondo. Sì, l'alternativa al titolo era questa, a dire la verità, che forse può dare l'idea della questione. La traduzione è una disgrazia o è un'opportunità? Ovvero, quello che mi interessa è il fatto se la pluralità delle lingue sia una disgrazia. Bacone diceva che era una sorta di seconda caduta. Il famoso episodio della Torre di Babele, nella Genesi, veniva considerato come una seconda caduta dopo il peccato originale di Adamo ed Eva, perché il peccato originale aveva escluso l'uomo dal paradiso, e invece l'episodio della Torre di Babele lo esclude dalla possibilità di comunicare. Insomma, il mito racconta appunto che il popolo di Dio si era riunito e a un certo punto aveva deciso di costruire questa torre alta fino al cielo. E quindi aveva costruito i mattoni, aveva costruito la calce, come se fosse la città unica, Babel. E appunto la metafora è che in fondo questa torre potesse significare anche la possibilità di un linguaggio unico tra tutte le popolazioni, quindi costruita con gli stessi mattoni, quindi una stessa sintassi, cioè ci sono interpretazioni del mito in cui anche questi elementi sono paragonati agli elementi del linguaggio. A un certo punto Dio, come si sa, arriva a unire questo peccato di orgoglio e condanna gli uomini alla dispersione e quindi alla pluralità delle lingue. Allora ci sono varie interpretazioni del mito, se questo mito appunto sia davvero una condanna, il fatto che in questo modo gli uomini restano lontani dall'espressione della verità, oppure sia una possibilità, il fatto cioè che in fondo l'universalità e quindi la comunità degli uomini non si può costruire attraverso una uniformizzazione, ma deve tener conto del fatto che le persone sono diverse e quindi la pluralità delle lingue assume un significato etico poi alla fine, questo è il punto. Cioè quello che si perde è la possibilità di comunicare, ma quello che si guadagna è la possibilità di comprendere la differenza tra le persone. Però il problema si pone tra una lettura, diciamo così, epistemologica, di conoscenza, e una invece etica, perché chiaramente Bacone quando diceva questa è una seconda caduta, cioè una seconda cacciata dal paradiso, intendeva dire che in questo modo l'uomo era condannato alla pluralità delle lingue e quindi all'impossibilità di esprimere la verità, perché in fondo all'epoca in cui lui esprimeva queste cose si ponevano due problemi. Uno scientifico, costruire un linguaggio universale, perché Bacone è tra i primi fautori della costruzione della scienza contemporanea, poi viene Galileo, non per nulla entrambi hanno poi posto tra le prime condizioni di una scienza universale una lingua unica, che per Galileo è la matematica, no? Il mondo della natura è espresso in caratteri geometrici e quindi poi la matematica assurge a questo ruolo di lingua universale. E ancora oggi è così, i filosofi lo sanno, ma sono quelli, i nostri colleghi analitici, che dicono che il linguaggio della filosofia è la logica formale. La logica formale è l'erede di questa tradizione che ha cercato poi di costruire un linguaggio universale formale, appunto, insomma, tutta una tradizione che va da Galileo, passa per Leibniz, famoso, la caratteristica universale di Leibniz. Giunge poi fino a Frege, insomma, e la tradizione analitica contemporanea. E quindi c'era un problema scientifico se come costruire una lingua universale per la conoscenza in realtà, ma c'era poi soprattutto un problema di carattere religioso, perché il vero problema che era vivo all'epoca di Bacone era quello di in che lingua si esprime la verità, perché chiaramente, fino a che il latino era la lingua universale, non si poneva tanto il problema delle verità religiose, venivano comunicate in latino, solo i preti conoscevano il latino, quindi c'erano tantissimi analfabeti e questo creava anche un divario, diciamo così, di carattere intellettuale all'interno della società. E in fondo lo scisma di Lutero è legato anche al fatto che Lutero è stato uno dei primi a tradurre la Bibbia in una lingua volgare, appunto il tedesco. In questo modo Lutero ha fondato anche la lingua tedesca. Quindi
Però i problemi teologici che si ponevano allora erano anche problemi connessi al fatto in che lingua si esprime la verità. Poi la Controriforma ha stabilito che la lingua della Bibbia è la Vulgata di San Girolamo. E quindi è rimasto poi il latino come lingua ufficiale, tra l'altro nei paesi mediterranei molto più a lungo che nei paesi anglosassoni, e questo ha anche delle conseguenze di carattere politico, perché in fondo i paesi anglosassoni che hanno tradotto la Bibbia per primi, la Germania, tra le prime traduzioni della Bibbia in lingua volgare c'è poi la Scozia, la Svezia, questi sono i primi paesi che hanno sconfitto l'analfabetismo, perché questo significava dire che il linguaggio della verità era accessibile a tutti e si poteva esprimere in qualsiasi lingua. C'era anche dietro questa questione la valorizzazione della Pentecoste, no? Il fatto che lo Spirito Santo era sceso sugli apostoli e questi avevano cominciato a parlare tutte le lingue allora esistenti. E quindi questo era visto come un chiaro segno del fatto che la verità religiosa si poteva esprimere in qualsiasi lingua. Ma in generale la questione è in che lingua si può esprimere, si deve esprimere la verità religiosa. E quindi questo che sembra un problema soltanto linguistico diventa poi un problema di contenuto, e diventando un problema di contenuto diventa un problema epistemologico, in che lingua si esprime la verità. Poi da qui ovviamente è nata tutta la tradizione propriamente scientifica, a partire da Leibniz. Ma Leibniz si preoccupava di costruire una lingua universale, anche lui soprattutto per ragioni politiche, poi alla fine. Leibniz era anche un diplomatico e quindi aveva viaggiato per l'Europa, e l'Europa era stata sconvolta dalla guerra dei Trent'anni, che era sorta per problemi di carattere religioso. Le guerre di religione sono delle guerre di carattere non solo politico ma anche teologico, e lui era dell'opinione che costruendo una lingua vera si potessero evitare tutti i conflitti, tant'è che diceva che tutta questa lingua fondata su un alfabeto universale, che lui chiamava appunto l'alfabeto delle idee, e che era poi una sorta di combinatoria logica, lui diceva, alla fine ci possiamo sedere a un tavolo e calculemus, diceva, come sanno tutti i filosofi, ci mettiamo e calcoliamo. Una volta che abbiamo stabilito questo linguaggio formale universale, per cui a ogni concetto corrisponde un'idea ben precisa, lui era affascinato dal cinese, perché si pensava che il cinese fosse strutturato così, gli ideogrammi, a ogni carattere corrisponde un concetto, era affascinato dal cinese e diceva, noi possiamo costruire una lingua così, stabiliamo quali sono i concetti fondamentali, e poi in base a questi concetti fondamentali tutte le altre, gli enunciati possono comporsi per combinazione di questi concetti. E ancora oggi la logica matematica è fondata poi su questo. C'è tutto un problema molto complicato, il neopositivismo, se esistono delle proposizioni protocollari, se esistono delle ultime idee che poi combinate tra di loro sono sensibili o non sono sensibili, a queste corrispondono dei simboli e poi questi simboli si compongono e si ottiene la proposizione. Ma questa idea della combinatoria della lingua è poi l'idea anche dei computer, e questo pone un problema. Anche, per esempio, si sa che le traduzioni è la cosa più difficile da fare per un computer. Adesso esistono dei programmi di traduzione molto, molto validi, però lì si pone un problema teorico anche lì molto importante, perché la domanda è se la lingua può essere digitalizzata in questo modo, cioè può essere ridotta a elementi semplici che sono uguali per tutti, e poi si può, come dire, in base a questo tradurre in un'altra lingua. Perché ovviamente le combinazioni delle parole poi in ogni lingua danno luogo a sfumature di significato che trasposte pari pari in un'altra lingua non si possono né rendere, oppure significano poi totalmente un'altra cosa. E questa traduzione fatta uno a uno con gli elementi del linguaggio non funziona neanche, nel senso che questo lo potete fare con un esperimento molto semplice. Penso che tutti quanti avete sul cellulare il traduttore reverso, molto bello il nome, reverso. Significa che se fosse possibile una traduzione uno a uno da una lingua a un'altra, io posso scrivere una lingua, tradurre nell'altra e poi, siccome i concetti di base sono gli stessi, tornare indietro. Provate a fare questo esperimento con il vostro programma, anche con parole molto semplici. Se voi scrivete in italiano io vado a casa e lo volete tradurre in tedesco e fare ich gehe nach Hause, no, per esempio, però magari in italiano voi volete dire io vado a casa con il pullman, ma si dice io vado. In tedesco esistono due parole per dire questo, quindi volete dire ich gehe nach Hause oppure ich fahre nach Hause. Quindi a seconda poi di come viene reso in tedesco, il reverso di ritorno vi rende un'altra cosa in italiano.
adesso i traduttori in realtà non traducono parola per parola, ovviamente, perché questo crea queste confusioni, che sono delle strutture semi-analogiche, nel senso che hanno delle frasi già fatte, composte, e le prendono come strutture intere, e quindi funzionano molto meglio in questo modo. Sono delle strutture intere che i traduttori che li programmano inseriscono come già fatte, ma il programma non funziona in questa maniera proprio analitica. Per un tempo si è creduto addirittura, c'è un bel libro di Umberto Eco che si intitola proprio La nascita della lingua perfetta, ed è la storia di tutti questi tentativi in Europa di costruire una lingua perfetta proprio durante il 600 e il 700, e arriva fino ai tempi nostri. Pare che per un certo periodo si è pensato che esistesse una lingua, che esista una lingua che ancora è parlata, che è la lingua Aymara, parlata dal popolo Aymara in Bolivia. Pare che è una lingua molto cristallina, perché ha una struttura grammaticale sintattica molto chiara, molto nitida, e la IBM ha finanziato per tanto tempo appunto dei programmi di traduzione dalle lingue correnti nella lingua Aymara, che funzionava come medio universale, cioè per fare la traduzione dall'inglese all'italiano si traduceva prima nella lingua Aymara e poi in italiano, passando per questa lingua. E però poi si è visto che anche questo non funzionava tanto. Ed è proprio una metafora di questa idea della pluralità delle lingue e dell'inesistenza poi in fondo di una lingua adamica originaria, che questo appunto è un sogno, perché il problema a cui accennavo dal punto di vista etico è se il sogno di questa lingua adamica poi alla fine non sia un sogno regressivo, no? Nel senso che il sogno che tutti quanti noi abbiamo di tornare a un modo di comunicare che appiani le differenze tra le persone, anche le differenze di significato.